servizio, Cesare. E adesso andiamo invece con Gorok 2010 alla Transalpina. Io la chiamo sempre la piazza delle due città, delle due Gorizie, no? Sì. Siamo in Transalpina, qua ci prende il treno per andare in Austria anche, no? Anche, esatto. Ecco, sì. E adesso andiamo un attimo con questo bellissimo concerto. Qua c'è un bellissimo complesso. Sì. Io l'ho chiamata la Patti Smith Slovena. Del Isontino, perché questi sono italiani, però c'era, era in concorso anche complessi sloveni, però sì. Io sono arrivato verso la fine e c'erano questi tre, praticamente la finale di questo di questi complessi. Ascoltiamo un attimo. Tu non te lo ricordi dove abbiamo registrato questo ragazzo? No. Questo complesso? No. A Re di Puglia, Cesare. Ah, sì? Li abbiamo filmati quando siamo andati a fare quella... Sai quando che... quando I che... Murales? La festa murale, di Murales? Esatto. A Sagrado allora. Sagrado era, sì. Esatto, eccolo qua. Ecco la Patti Smith. Sai che canta scalza, Come la famosa... Cantante americana. Come si chiamava quella cantante? Sarniala, come era? No, quella era Sandy Shaw. Eccolo lì. La cantante scalza. Marisa Sania era un'altra. Ecco, beh, comunque so che mi ricordo che... Sì, il nome era simile, sì. Insomma. Sandy Shaw. Eccolo lì. Erano gli anni 60. Benissimo, cantiamo, salutiamo questa grandissima cantante. Adesso la mamma di quel bassista è una parrucchiera, Speriamo che un giorno ci faccia un po' di pubblicità. E lì, giù in fondo, c'è la giuria che dove davano le votazioni a... Ai vari complessi. Adesso c'è questo complesso rap un po'... Ascolta un po'. Comunque è una musica rap che va di moda oggi tra i giovani, con un ritmo molto sincopato, esatto, tipo Jovanotti, no? Sì, sì. Ecco, quel genere di musica lì. Dopo lo sentiremo un attimo, Non è che viva la canzone, è il DJ che fa questo genere di musica un po' assordante, no? Eccolo lì. Comunque neanche farlo apposta, ho filmato proprio i tre vincitori. Sì. Ascolta. Voi vi rendete conto della realtà? Transfrontaliera, Gorizia, Nova Gorica, Gorok, ma non so se vi rendete conto che queste cose qua succedono solo in realtà come quelle di Gorizia. Noi qui siamo sul confine, ci rendiamo conto di dinamiche che sono completamente diverse da quelle delle altre province. Qua sono cose che sono troppo spesse per essere raccontate, ma vanno vissute ogni giorno, perché noi siamo ancora giovani e le cose possiamo cambiarle, possiamo costruirle, e questa è soltanto un'introduzione alla lotta, ragazzi, un'introduzione alla lotta. Io vorrei che questi giovani, visto che fanno un'introduzione alla lotta, potrebbero benissimo fare la lotta per le pensioni per le persone povere. Cosa dici tu, Cesare? È vero. Devono pagare le pensioni, la pensione, le tasse sulle pensioni che prendono, no? Per il discorso che mi dicevi prima, praticamente una signora vedova lavora, prende una pensione piccola, fa un lavoro di 2 ore, alla fine viene tassata 1300 euro, praticamente tutto quello che ha lavorato questa povera signora, vedova del marito, no? Gli viene tolto. Alla fine tu non puoi neanche dare la possibilità a una persona che vada a lavorare, che congiunga un po' il soldo, vero o no? Sì, perché a quel punto le conviene stare a casa e almeno così non paga le tasse sul lavoro. Esatto, perché probabilmente questa povera donna è meglio che stia povera, allora lo Stato vuole che tutti siano poveri, come adesso che li manderanno le donne a 65 anni. E io dico, le persone che dovranno, i giovani che dovranno prendere il posto di queste persone, andranno a farci il giro. O no? Andranno al passo, andranno, no? Sì. Ecco. È una realtà dura da digerire, ma purtroppo in questo momento in Italia è quella imperante. Va bene, sentiamo questo cantautore, che lo chiamo il Branduardi Isontino. Per scrivere
Ascoltalo, eh. Quattro canzoni idiote ho dovuto sbloccare, cercando quei cazzo di tre accordi buoni e il mio plagio da mascherare. Una scimmia a suonare ed io ne sono la prova, è solo questione di tempo e magari se ne esce con musica nuova. Va bene se hai scrupoli, ti metti a pensare all'arte che potresti ricreare e basta spezzarti la voce e il timore che mai sarà la migliore. Però poi riesci a capire che in fondo non serve impazzire, il 90% della musica che sento mi fa cagare, quindi per te non contribuire. Cesare, loro, ecco il Bob Dylan, no, vedi, lui Brando Hardy, Bob Dylan, visto che suona la fisarmonica, eccolo lì. Sono giovani, rampanti, no? Solo che dovrebbero combattere anche un po' per gli anziani, io sono di questa idea, ecco, perché è importante questo, perché se loro combattono per gli anziani, in futuro, quando loro diventeranno anziani, ci sarà molte possibilità. Ah, è vero, sì, si preparano anche loro al futuro. È chiaro, questo è molto importante. Bene, qua abbiamo il grandissimo... Chissà quante cose cambieranno prima che questi diventeranno anziani. Ma comunque qua siamo, vedi, Italia e Slovenia. Qua siamo arrivati, probabilmente sono arrivato proprio ai tre vincitori, sì. C'è il terzo, il secondo e il primo. Adesso andiamo a vedere, però, ecco qua c'è uno praticamente addetto che da 15 anni che lui fa musica, ecco il terzo, qua c'è Ceretta, ecco che viene a premiare, eccolo lì, ecco qua invece il secondo, i famosi rap. Io sono andato direttamente da questa ragazzina che non so perché aveva una voce molto bella, e difatti sono quelli che hanno vinto, Cesare. Ah sì? Sì, hanno vinto. Vedi che io ho nasato subito al volo, Un grande scopritore di talenti. Io, vedi, li ho filmati già da giovani sti ragazzini. Ti immagini quando diventeranno grandi? Sì. Questi suoneranno in tutto il mondo col loro complesso. E noi avremo la videocassetta del loro primo successo. Sì. E forse che riuscirò a diventare ricco, Cesare. Bene, eccoli qua, io sono contento per loro, hanno vinto 50 ore di registrazione, adesso non so, comunque una cosa veramente molto bella, è la prima volta che vincono, ecco, adesso andrò a intervistarla perché io l'ho chiamata la Patti Smith. Eccola qua, vedi giuntino. Patti Smith, come dice la mamma di Diego. Vedi come dice la mamma di Diego. Vedi che sono già in due che pensano la stessa cosa. Vedi, per sbaglio sono passato di qua, sento musica, ho detto aspetta che mi fermo un attimo. Perché si fanno queste manifestazioni senza tanta pubblicità naturalmente, no? Con una voce come la tua, senz'altro. Da casa tua hai sentito le note. Esatto, ascolta, Forte, Vedi, salutano le mamme, Cesare, sono le mamme, le padrone del mondo. Eccoli lì. Vedi, ringraziamo loro perché sono quelli che mantengono i loro figli, che non c'è lavoro, Cesare. Vai. Però salutate anche Gorizia TV che li segna. Ole.